Sindaco, lei ieri aveva detto si aspettava fatti e concretezza, li ha ottenute durante questa riunione? No, abbiamo ottenuto ascolto, tutte le istituzioni componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi il prefetto, il sindaco, il procuratore, i vertici delle forze di polizia, hanno esposto in modo preciso e dettagliato la situazione napoletana. Personalmente ho contribuito a esporre delle richieste concrete al Ministro. Innanzitutto più forze di polizia, perché il controllo democratico del territorio devono fare le forze di polizia, che sono poche, che fanno un lavoro importante, enorme e significativo, ma sono poche. Ho chiesto di liberarci dalle gabbie normative e finanziarie per poter ad esempio immediatamente assumere oltre 100 poliziotti municipali e anche se si supera l'assurdo blocco della spesa possiamo ulteriormente investire in maestri, educatori sociali e attività culturali che sono la principale fonte di prevenzione e di cura del malessere sociale e anche della devianza minorile. Abbiamo chiesto strumenti più incisivi sul controllo del territorio anche dei parcheggiatori abusivi. Abbiamo chiesto, altro compito che spetta alle prefetture e quindi al Ministero dell'Interno, più luoghi in cui mettere i motorini sequestrati utilizzati per le stese. Abbiamo sottolineato come siamo impegnati in prima linea per contrastare le occupazioni di immobili da parte di camorra, consorterie organizzate dal punto di vista criminale e quindi meglio lavorare per poter liberare l'occupazione degli alloggi da parte della camorra che li sottrae ai legittimi assegnatari. Quindi il Ministro ha ascoltato, non ha preso impegni concreti, gli unici due impegni che ha preso ha detto che ritornerà a novembre e che studierà attentamente tutte le cose che ci siamo detti, quindi siccome io credo nella cooperazione istituzionale pur nella distanza politica più abissale, noi attendiamo che dopo lo studio ci siano le risposte rispetto ai temi che abbiamo sottolineato, così come abbiamo evidenziato che Napoli è una città che in questi anni è rinata grazie ai suoi cittadini, grazie alla cultura, grazie alla politica dalle mani pulite che ha tolto ossigeno ai rapporti col malaffare, quindi è una città fortemente impegnata che ha bisogno però di un cambio di marcia da parte del governo, perché quello è indispensabile per poter avere servizi più efficaci e di maggiore qualità.